Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Texas, più precisamente nella sua capitale, ovvero Austin. Austin ospita quasi 1 milione di abitanti e ho scoperto proprio informandomi per questo video che è una delle città più soleggiate d'America, cioè la città dove c'è più sole in assoluto. Tipo in un anno ci sono 5 giorni di pioggia, una roba del genere. È anche una città che sta crescendo a un ritmo davvero velocissimo, sia dal punto di vista degli abitanti che dal punto di vista proprio di varie aziende e cose in generale ospitate in questa città. Si stima che entro il 2040 Austin arriverà a più di 4 milioni di abitanti. In ogni caso, nel 2022 tra le persone che vivevano ad Austin c'erano anche Colin Strickland e la sua fidanzata Caitlin Armstrong. Caitlin era nata nel 1987 a Livonia, in Michigan. Era una ragazza molto intelligente e soprattutto estremamente sportiva, infatti al liceo faceva parte tipo di qualsiasi squadra sportiva del liceo. Si era diplomata con buoni voti e aveva poi proseguito i suoi studi all'università di economia, che aveva ovviamente completato, e grazie a questa laurea aveva poi trovato un lavoro in un'azienda, aveva lavorato qualche anno lì, però si era resa conto che quella non era tanto la sua strada, non le piaceva il lavoro, non le piaceva in generale in realtà la materia per cui si era laureata, quindi diciamo che sarebbe stato un po' difficile per lei trovare un lavoro che le piacesse, che la soddisfasse in quel settore lì. Quindi decise di cambiare totalmente strada lavorativa, decise di assecondare questa passione che aveva già da tanto tempo, quando era ragazzina ovviamente, per lo sport, prese una licenza per diventare un'insegnante di yoga e iniziò appunto a insegnare yoga in diversi centri. Nell'ottobre del 2018 aveva poi conosciuto Colin tramite un'applicazione e in realtà avevano scoperto poi di avere anche alcuni amici in comune. Si erano trovati da subito benissimo, erano diventati una coppia quasi da subito. Colin era nato nel 1986 in Texas, era nato in una famiglia che gestiva una fattoria, quindi chiaramente aveva passato l'infanzia non solo in mezzo alla natura ma anche in mezzo agli animali. Aveva imparato poi ad andare in bicicletta da piccolo, come immagino la maggior parte di noi, ma aveva scoperto una vera e propria passione nelle bici, quindi da lì in poi c'era stata una grande costante nella sua vita, ovvero la sua bicicletta. La bici era sicuramente il suo modo di far sport, diciamo, preferito, ma comunque era un ragazzo molto sportivo, gli piaceva stare all'aria aperta e faceva un sacco di attività diverse. Anche lui era un ragazzo molto intelligente, si diplomò bene, andò all'università e al college all'età di 25 anni divenne ufficialmente un ciclista professionista. Entrò nella squadra di ciclismo di Red Bull e in pochissimo tempo si distinse dai suoi compagni di squadra. Poco dopo l'ingresso ai Red Bull vinse la sua prima gara e di lì in poi fu praticamente un successo e una vittoria continua. Iniziò a competere in diverse gare in tutto il mondo e iniziò un po' a consolidare il suo nome nell'ambito ovviamente del ciclismo. Gara dopo gara iniziò infatti ad essere riconosciuto proprio a livello internazionale. Iniziò anche ad acquisire un sacco di follower su Instagram, arrivò intorno mi pare ai 40.000 follower, ed era un po' considerato da tutti la promessa del ciclismo maschile di quel periodo. Caitlin e Colin avevano proprio legato per questa passione, questa grande passione che avevano in comune, ovvero gli sport. Piano piano la frequentazione era diventata una vera e propria relazione e nel 2021, in seguito a un guasto che ebbe Caitlin al suo appartamento, decisero probabilmente entrambi di utilizzare un po' questo guasto come scusa, tra virgolette, e si trasferirono insieme, presero una casa, fecero un mutuo insomma, per una casa abbastanza grande e si trasferirono insieme lì. Quella che era stata una relazione idilliaca fino a quel momento venne messa a dura prova dalla convivenza, probabilmente delle crepe che già, quasi sicuramente, c'erano già prima, chiaramente con una relazione vennero evidenziate. Fatto sta che, in una cosa e l'altra, meno di un anno dopo la convivenza, decisero di lasciarsi. Chiaramente però saranno già presi un bell'impegno
con la casa, sia ovviamente legale che economico, quindi decisero di rimanere entrambi a vivere lì, ovviamente dormendo in stanze separate, e diciamo continuarono la loro relazione come due amici. Entrambi infatti nei mesi successivi iniziarono a frequentare altre persone, sia lei che lui. Colin in particolare conobbe una ragazza di nome Moriah Wilson. Anna Moriah Wilson era nata il 18 maggio del 96 a Littleton in New Hampshire. Era cresciuta insieme ai suoi genitori, Eric e Karen, e suo fratello maggiore, Matthew, con il quale aveva da sempre avuto un ottimo rapporto. La famiglia si era poi trasferita a Kirby, in Vermont, quando entrambi i bambini erano ancora molto piccoli. Lì Moriah si era diplomata e poi aveva conseguito una laurea in un college privato in ingegneria. Era una ragazza molto solare ed estroversa e veniva da una famiglia in cui ogni componente della famiglia aveva una passione per lo sport. Praticamente ogni componente aveva uno sport specifico in cui si impegnava, diciamo, per tutta la vita. E infatti anche Moriah trovò il suo sport e fu il ciclismo. Aveva iniziato a praticare il ciclismo da ragazzina, aveva poi partecipato a delle gare e si era dimostrato un vero e proprio talento, perché praticamente ad ogni gara che frequentava vinceva almeno il primo, il secondo, il terzo posto. Fino al termine, diciamo, del college aveva tenuto la passione per il ciclismo come ancora un hobby che prendeva molto seriamente, si allenava moltissimo, però appunto dava comunque la precedenza al prendere una laurea. Dopo il college decise di provare e diventò ovviamente poi una ciclista professionista anche lei. Nonostante la giovane età, era un portento nel ciclismo, iniziò ad essere anche lei riconosciuta nel panorama internazionale del ciclismo. Anche lei iniziò ad essere definita dai più, insomma, che si intendono di ciclismo, come una giovane promessa. Ovviamente era ancora giovane all'inizio, però erano tutti sicuri che sarebbe diventata tra le migliori campionesse. Con l'arrivo della pandemia, il mondo del ciclismo, come tantissimi altri mondi ovviamente, rallentò un pochino, vennero annullate e stoppate anche in alcuni casi diverse gare. Moriah decise di lavorare per quel periodo a distanza, cioè da casa, per un'azienda, cosa che era una situazione ottimale per lei perché le permetteva di avere più tempo libero per continuare ad allenarsi. E dovette allenarsi molto bene anche durante la pandemia, perché uscita dalla pandemia la prima gara che fece non solo la vinse ma batté anche il record mondiale, quindi fu un grande successo, una cosa che ovviamente la portò ancora più in alto nella sua carriera da ciclista e soprattutto come nome all'interno sempre di quel mondo. Dato che la sua carriera stava decisamente decollando, aveva deciso di trasferirsi ad Austin, a casa di una sua amica che già viveva lì, che anche lei, anche questa amica tra l'altro, faceva la ciclista, per poter essere più vicina alle gare, alle competizioni di ciclismo più importanti, insomma, della zona. Davanti a lei probabilmente ci sarebbero state tantissime vittorie, tantissime altre soddisfazioni. Purtroppo però non fu così. Colin e Moriah si incontrarono ad un evento proprio dove partecipavano diversi ciclisti, chiaramente essendo dello stesso mondo. E tra loro fu davvero amore a prima vista. Iniziarono a frequentarsi praticamente in modo immediato e iniziarono a passare davvero moltissimo tempo insieme, non solo durante gli appuntamenti come qualsiasi coppia, ma iniziarono anche ad allenarsi insieme. Chiaramente la loro professione e la passione per il ciclismo era una cosa che li legava molto. Tutto bene, tutto fantastico, fino a quando i problemi non iniziarono. E i problemi non iniziarono all'interno della coppia. Ad un certo punto Caitlin, l'ex fidanzata di Colin, che continuava a vivere con lui, scoprì di questa relazione. E nonostante anche lei, come vi dicevo, aveva le sue frequentazioni, entrambi frequentavano persone diverse, non stavano più insieme, questa cosa le diede fastidio. E iniziò a ingelosirsi tantissimo, tanto che un giorno, mentre Colin era sotto la doccia, Caitlin prese il suo cellulare, lo sbloccò e si segnò il numero di telefono di Moriah. Da qui in poi iniziò a mandarle un sacco di messaggi, a farle un sacco di chiamate e anche a mandarle dei messaggi, ad esempio sui social, minacciandola, dicendole di lasciare Colin. A un certo punto si inventò anche la cosa che in realtà lei e Colin stavano ancora insieme e che quindi Colin la stava semplicemente prendendo in giro per avere un amante, cosa che non era vera, cioè in quel momento non stavano più insieme. Chiamate e messaggi divennero talmente insistenti e numerosi che Moriah dovette bloccarla ovunque, per messaggio, nelle chiamate e nei social.
un modo o l'altro, purtroppo ovviamente per mandarle dei messaggi. Caitlyn lo trovava, però col fatto che l'aveva bloccata almeno nel numero principale e almeno sui profili social, perché poi se ne creava di falsi per scriverle, insomma pian piano questi messaggi iniziarono a scemare. Fatto sta che nonostante la cosa iniziò un pochino a rallentare, Moriah decise che non ne valeva la pena, quindi chiuse il rapporto con Colin, lo lasciò. E Colin e Caitlyn, nonostante tutti i comportamenti sbagliatissimi di Caitlyn, si rimisero insieme. Questo triangolo però non finisce qui, perché Colin e Moriah ovviamente decisero di rimanere comunque in buoni rapporti, di rimanere amici, più per il fatto che si sarebbero dovuti per forza vedere nei vari eventi, insomma per il ciclismo, poi avevano molti amici in comune, sempre nel mondo del ciclismo, quindi per evitare di avere poi situazioni imbarazzanti rimasero comunque in buoni rapporti. Come purtroppo capita in certe situazioni, rimanendo comunque in buoni rapporti e avendo troncato non perché era finito il sentimento, ma per una situazione un po' pesante causata da Caitlyn, insomma una cosa tira l'altra e di fatto rifinirono a frequentarsi, questa volta di nascosto da Caitlyn, e questa volta Colin stava ufficialmente con Caitlyn. Colin a questo giro fece le cose proprio in sordina, decise di cambiare anche il nome con cui aveva salvato Moriah sul telefono con un nome di un maschio, un nome maschile, per insomma non farle insospettire. La situazione andò avanti così, apparentemente serena, per i mesi successivi fino al maggio del 2022. Tonight we're learning the victim of a deadly shooting in East Austin earlier this week was a well-known cyclist who was supposed to take part in a mountain bike race in the Hill Country today. Anna Wilson, better known by her middle name Moriah, was pronounced dead on Wednesday night at home on Maple Avenue near 18th Street. Austin police were called there after a friend of Wilson's returned home to find the 25-year-old unconscious with gunshot wounds. APD has identified a person of interest and does not believe the shooting was random. They're urging anyone with information or video of what happened to give them a call. Now, according to the cycling magazine Velo, Wilson was in Texas ahead of today's gravel locos race in Hyco, where she was a favorite to win. Velo published a statement from her family saying she was, quote, always pushing tirelessly to reach her goals. We knew she was pursuing that which she loved. The family adding, we know Moriah would want the event to carry on. Il primo maggio del 2022, poco dopo le 22 di sera, la polizia di Austin ricevette una chiamata da parte di una donna. Era un'amica di Moriah, anzi l'amica di Moriah che la stava ospitando in quel periodo nel suo residence. Sapete che avevo detto che si era trasferita lì per partecipare ad alcune gare. Disse di essere appena arrivata a casa sua e aveva trovato la sua amica, appunto Moriah, che stava ospitando per terra, senza vita, apparentemente colpita da alcuni proiettili. La polizia arrivò ovviamente pochi minuti dopo, anche i paramedici, però in realtà purtroppo non c'era più niente da fare per lei. Dall'analisi e dall'autopsia venne fuori che Moriah era stata colpita da 3 proiettili, di cui i primi 2 alla testa e il terzo al torace. La prima cosa che fece ovviamente la polizia fu quella di parlare con quell'amica, la proprietaria di casa, e lei aveva raccontato loro che da quanto sapeva quella sera Moriah era uscita con Colin. Quindi, come ovvio che sia, la seconda fermata della polizia fu proprio a casa di Colin per parlare con lui. Colin, durante questo primo interrogatorio, non so come altro definirlo, questo primo colloquio, non disse alla polizia di avere un rapporto intimo, di relazione, insomma, con Moriah. Cosa che sinceramente non ho capito, cioè non ho capito questa scelta di omettere una cosa del genere, anche perché sarebbe venuta fuori a prescindere, infatti verrà fuori. In ogni caso aveva detto alla polizia che quella sera effettivamente si erano visti in realtà nel pomeriggio insieme ad alcuni amici in una piscina locale di Austin, poi loro due erano andati a cena insieme. Disse poi di averla riaccompagnata a casa in macchina verso le 8:30 di sera e l'aveva lasciata lì davanti, poi se n'era andato, non era salito in casa. E con queste informazioni chiaramente la polizia tentò anche di verificarle, come giusto che sia, e riuscirono effettivamente a farlo per 2 motivi. In primo luogo, la serratura dell'appartamento di questa ragazza che stava ospitando Moriah era una di quelle serrature smart che si aprono con un codice, ma soprattutto registrano apertura e chiusura della porta. Anzi, tant'è che a ogni apertura e chiusura
arrivava un messaggio sull'applicazione della proprietaria di casa, dell'amica insomma di Moraia, con scritto la porta è stata aperta insomma. Quindi utilizzando l'applicazione dell'amica di Moraia riuscirono a constatare che Moraia era uscita di casa alle 17:55 ed era poi rientrata effettivamente alle 20:36. Alle 20:40 la porta si era riaperta e richiusa un'ultima volta. Decisero di cercare dei filmati di videosorveglianza che potessero confermare questa cosa, che Colin l'aveva accompagnata a casa e poi se n'era andato. Ed effettivamente trovarono una videocamera non proprio davanti all'ingresso di questo residence, di questo complesso di condomini in cui viveva l'amica di Moraia, ma sul retro, come fosse una sorta di... sì, sul retro di questo isolato, di questo piccolo isolato. E videro effettivamente la macchina di Colin arrivare e andarsene poco dopo appunto le 8:30, quindi doveva averla lasciata come aveva detto. Mentre però guardavano questi filmati di videosorveglianza, notano un'altra macchina, che e la notano non perché questa macchina fosse particolarmente strana, ma perché aveva già fatto un po' di giri dell'isolato. Ovviamente potevano esserci 200.000 motivi per cui una macchina facesse più giri dell'isolato, magari stava cercando un posteggio per la macchina, però decisero per scrupolo di controllare la targa di questa Jeep nera. E saltarono un po' tutti sulla sedia quando si resero conto che quella macchina era intestata a Kathleen, la fidanzata di Colin. Decidono quindi di portarla in centrale per non interrogarla, perché ovviamente poteva ancora trattarsi di una prova circostanziale, però per cercare di capire come mai si trovasse l'intorno, che cosa ci facesse, cosa avesse fatto dopo. E Kathleen non solo non parlerà per niente con la polizia, ma assumerà un comportamento estremamente infantile, cioè si comportava tipo arrabbiata, teneva le braccia conserte, sbuffava, e ogni volta che la polizia chiaramente cercava di farle delle domande, in particolare quando le facevano domande riguardo alla relazione tra Colin e Moraia, lei tipo alzava gli occhi al cielo, insomma proprio un comportamento da bambini delle elementari. Quindi di fatto lei non disse, non confermò niente. Però quello che già sospettavano i poliziotti, ovvero che tra Moraia e Colin ci fosse qualche tipo di tresca, di relazione da amanti, venne più o meno confermato da questo suo atteggiamento particolarmente stizzito quando facevano domande proprio in merito. In più decisero di guardare all'interno del cellulare di Moraia per vedere le chat con Colin, e dai messaggi insomma era abbastanza evidente che i due si frequentassero di nuovo di nascosto da Kathleen. Purtroppo per quanto riguarda Kathleen non poterono trattenerla oltre, perché non avevano prove, lei non aveva parlato, e sì, la sua macchina era stata ripresa all'intorno, però di nuovo potevano esserci un sacco di motivi per cui si doveva trovare insomma nell'area, non era abbastanza per un arresto. Quindi parlano di nuovo con Colin, che come vi dicevo al primo interrogatorio non aveva per niente menzionato alla polizia il fatto che tra lui e Moraia c'erano degli intrighi. La polizia a questo punto gli fa vedere i messaggi che hanno trovato nel telefono di Moraia, e ovviamente davanti all'evidenza Colin racconta tutto alla polizia, racconta che lui e Moraia si erano in realtà già iniziati a frequentare quando con Kathleen le cose non andavano bene, si erano lasciati, che poi era successa tutta quella cosa dei messaggi, le telefonate, le minacce di Kathleen a Moraia, le cose si erano rotte lì, cioè Moraia lo aveva lasciato, e poi tra una cosa e l'altra era di nuovo rilanziato non solo con Kathleen, ma anche con Moraia. Sarà Colin proprio a dire che di recente, una settimana solo prima della morte di Moraia, Kathleen aveva scoperto che tra di loro le cose iniziavano di nuovo. Kathleen aveva scoperto che le cose tra lui e Moraia erano di nuovo riniziate. E lo aveva scoperto, tra l'altro, perché, come vi dicevo, lui aveva cambiato questo, cioè il contatto, non più col nome di Moraia, ma con un nome maschile. Però Kathleen aveva controllato il suo cellulare e non aveva trovato i messaggi, cioè i messaggi quelli compromettenti, perché lui li cancellava, cioè quando c'erano i messaggi proprio che si capiva che i due si erano visti. Però lei si era salvata il numero di Moraia, sapete, da quando aveva chiamato, contattato, eccetera, e quindi aveva capito che quello che era salvato tipo come John era in realtà il numero di Moraia. Colin racconta anche alla polizia che quando Kathleen aveva scoperto questa cosa c'era stato un mega litigio, lei si era arrabbiata molto e aveva detto delle cose davvero gravi, tipo di voler uccidere Moraia, che adesso avevano davvero raggiunto il massimo, ci avrebbe pensato lei, insomma tutte cose del genere. Disse lui stesso alla polizia che entrambi, sia lui che Kathleen, possedevano una pistola
Sì, la Colin, la sua, ovviamente Caitlin, la sua pistola che era stata acquistata legalmente, cioè erano pistole registrate, disse lui stesso alla polizia dove si trovavano. Quindi la polizia va a casa di Colin, trova queste due pistole, fanno tutte le analisi del caso e quella di Caitlin combaciava perfettamente con i proiettili che avevano ucciso Moriah. Con una pistola ovviamente che combaciava perfettamente con i proiettili, il movente del fatto che aveva appena scoperto che tra lei, cioè che tra Moriah e Colin era riniziata la relazione, era tutto abbastanza per arrestarla, quindi andarono a cercarla praticamente, ma non la trovarono perché nel frattempo che Colin raccontava tutte queste cose alla polizia, Moriah aveva fatto un po' di cose. Innanzitutto aveva venduto il SUV, cioè la Jeep nera. In secondo luogo aveva spento il suo cellulare, ormai da giorni in realtà. Aveva prelevato dal suo conto migliaia di dollari in banconote, in contanti, ed era scomparsa nel nulla. Nessuno sapeva più dove fosse, né familiari, né amici, né Colin, nessuno riusciva a contattarlo ovviamente perché il cellulare era spento. Il 17 maggio di quell'anno parte ufficialmente la caccia a Caitlin, vengono distribuiti volantini ovunque, vengono distribuite anche dal punto di vista dei media, cioè a telegiornali e programmi televisivi, la sua descrizione e le sue immagini. Nessuno aveva la più pallida idea di dove fosse. Ovviamente controllarono il suo passaporto per vedere che non avesse preso un aereo o non fosse andata da qualche parte, ma il suo passaporto non era stato usato in nessun modo. Sospettano però che in qualche modo sia riuscita a partire. Riusciranno a trovare delle immagini di videosorveglianza di un aeroporto, l'aeroporto di New York, dove si vede effettivamente Caitlin, che tra l'altro è coperta con la mascherina, insomma, neanche troppo riconoscibile. Parlano con alcune persone che lavoravano lì, alcuni si ricordano di quella ragazza, non si ricordano il nome eccetera, però dissero alla polizia che aveva un passaporto, quindi era stata imbarcata su qualche aereo. Il problema era che quel passaporto usato non era evidentemente il suo, perché del suo non era stato prenotato nessun biglietto. Quindi per questo motivo la polizia ci metterà un bel po' di tempo a capire dove fosse finita effettivamente Caitlin. Nel frattempo, ovviamente, che la polizia si chiarisse le idee e cercasse di capire cosa stesse succedendo, vi racconto cosa fece Caitlin. Caitlin non era stata bloccata all'aeroporto, non era stata riconosciuta come lei all'aeroporto perché aveva usato un passaporto che in realtà era di sua sorella. E nessuno si era reso conto ai controlli che non fosse lei perché assomigliava moltissimo a sua sorella, quindi era assolutamente spacciabile per la foto che c'era sul passaporto. Caitlin da New York prenderà due voli in realtà e finirà alla fine a Santa Teresa in Costa Rica, che è un posto, visto le foto, paradisiaco, davvero molto bello. Lì iniziò a lavorare sotto falso nome, ovviamente non disse a nessuno che si chiamava Caitlin, come insegnante di yoga. In più nessuno si era accorto che fosse Caitlin, nonostante le immagini di Caitlin passassero davvero ovunque in TV, anzi erano arrivati in realtà anche dei volantini in Costa Rica, quindi sicuramente le persone avevano già visto la sua faccia e sapevano che quella persona era ricercata, ma nessuno l'aveva riconosciuta perché lei aveva cambiato piano piano il suo aspetto estetico, partendo da cose più tra virgolette tranquille, tipo si era tagliati i capelli, si era tinta i capelli, utilizzava tipo delle lenti a contatto colorate in modo da nascondere il colore dei suoi occhi, ma si era sottoposta anche a un intervento chirurgico per cambiare i suoi connotati. E tra l'altro penso che questi interventi chirurgici li abbia fatti in maniera losca, cioè non legale, perché suppongo che per gli interventi chirurgici devi quantomeno dare un documento, poi magari lì funziona diversamente, però immagino che qua in Italia dovrai dare la tessera sanitaria, non so, un documento, dovranno sapere chi sei prima di operarti. Non so se magari ha usato di nuovo il passaporto, non lo so. In ogni caso, a Santa Teresa per i 43 giorni successivi dalla sua fuga fece una vita normalissima, una vita durante la quale nessuno, anche se si fece degli amici lì, ma nessuno sospettò minimamente neanche un secondo che non fosse chi diceva di essere. Fino a quando, mentre stava tornando nell'hotel dove soggiornava dopo una lezione di yoga, dei poliziotti la fermarono per un controllo di routine, cioè non stavano cercando lei, controllavano semplicemente a campione le persone, no? Come si fa normalmente. E, come giusto che sia, le chiesero un documento. Solo che un documento con lei
non ce l'aveva. Quindi la polizia le disse: ok, veniamo a casa tua nel tuo hotel, ti diamo il tempo di andare a prendere i tuoi documenti e ce li fai vedere. Lei inizia a opporre resistenza, quindi tra una cosa e l'altra dovettero arrestarla perché stava opponendo resistenza. Fatto sta che la portarono al suo hotel, perquisirono la stanza e fu così che troveranno i documenti veri, quelli di Caitlin. Cosa secondo me anche abbastanza stupida, che lei non, cioè voglio dire, se scappi ti fai una chirurgia facciale per non essere riconosciuta e ti tieni in stanza i documenti della tua vecchia identità. Non lo so, comunque trovarono questi documenti, quindi ovviamente quando li inserirono per controllare apparve che Caitlin era ricercata. Finalmente riescono ad arrestarla, lei continuò e continua tuttora a dichiararsi innocente, nonostante sicuramente scappare, usare documenti falsi, farsi un'operazione estetica chirurgica per cambiare i tuoi connotati non è sicuramente un atteggiamento che farebbe una persona innocente, almeno secondo me. La sua cauzione è stata fissata a 3 milioni e 500 mila dollari. In realtà a questo punto si sarebbe già dovuto almeno iniziare il suo processo, però è stato rimandato per due volte. Per ora la data fissata è il 30 ottobre 2023, quindi tra un po' di mesi, potrebbe essere ritardato ancora. In ogni caso, con tutto quello che hanno contro di lei, è davvero difficile che ne uscirà non colpevole. Ovviamente aspetteremo per saperlo con certezza una volta che il processo si sarà svolto. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi, che è un caso decisamente assurdo e particolare. Come al solito, grazie per essere arrivati fino a questo punto del video, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del caso di oggi. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, seguitemi ovviamente, ricordatevi di schiacciare iscriviti qua sotto. Mi trovate anche su Instagram e su TikTok, inoltre ho un podcast che si chiama Red Room, come al solito in descrizione tutti i link. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.